Ciao amici, sappiamo tutti che la dieta senza glutine è pensata per celiaci e intolleranti, ma sapevate che può servire anche per dimagrire? E in effetti questa è nuova. C'è uno studio scientifico. La rivista Nature Communication ha pubblicato uno studio secondo cui seguire un'alimentazione senza glutine e ricca di fibre favorisce il dimagrimento perché crea una migliore flora batterica intestinale. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ma per le fibre devo mangiare verdura? Che novità! Ecco il trucco. Le fibre benefiche sono quelle contenute nei cibi integrali senza glutine, come riso, mais, quinoa, amaranto, miglio, grano saraceno. Secondo i risultati dello studio, queste fibre sono benefiche più di quelle del frumento e hanno un impatto positivo sulla flora batterica del colon. Se poi li abbiniamo con frutta e verdura di stagione, cruda o cotta, il risultato è garantito. Dolcetti senza glutine arrivo! Attenzione! Per avere risultati positivi invece che dannosi, bisogna stare lontani da zuccheri e prodotti industriali, pieni di additivi chimici nemici della linea e dell'intestino. Per mangiare cibi sani e golosi, potete seguire i video di questa playlist e scegliere uno dei miei libri o ebook di ricette. Trovate il link in descrizione. Per seguire tutte le nuove uscite, iscrivetevi al canale. È facile, con un click così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia sano e dimagrisci! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!